del metapontino.it. Oggi abbiamo con noi, come potete vedere, alla mia sinistra Antonello Musillo, consigliere comunale, Movimento 5 Stelle a Scanzano Ionico. Alla mia destra invece Michele Di Tursi. Michele Di Tursi che, oltre ad essere un attivista del Movimento 5 Stelle, è un imprenditore agricolo dell'area che ha la sua azienda qui a Scanzano Ionico. Parleremo proprio di agricoltura, di una proposta molto interessante che si chiama DECO. Io non vi voglio annunciare nulla, anche perché il consigliere comunale Musillo è abbastanza ferrato in materia. Che sono questi DECO? A cosa servono? Allora, le DECO prima di tutto sono cosiddetta denominazione comunale. È un marchio di qualità che sta praticamente a individuare all'interno di un comune un certo prodotto da valorizzare. La DECO è importante, prima di tutto perché non va in conflitto con i GP e altri marchi, ma ha la possibilità di valorizzare non solo un prodotto, ma molti prodotti del nostro Qualche comune. Esempio, proprio per intenderci. Ad esempio si potrebbero valorizzare soprattutto per quanto riguarda i prodotti agroalimentari. Ormai Scanzano è consolidato da un punto di vista di imprenditoria agricola, però dobbiamo legare a questo tipo di sviluppo imprenditoriale qualcosa di più. Le DECO hanno l'obiettivo non solo di avere una valenza a livello di marketing, quindi danno un valore in più al prodotto, ma hanno anche un valore turistico a cui possiamo associarlo. Ad esempio, ti faccio un esempio banale. Sì. Mettiamo che un turista viene a Scanzano e sa, per esempio, che Scanzano è il paese della fragola. Ti faccio un esempio banale. O viene a Scanzano è il paese dell'albicocca, per esempio. Quindi le DECO che sono nate e hanno avuto valenza circa all'inizio degli anni 90 stanno prendendo sempre più piede, proprio perché anche il turismo si sta spostando, diciamo, da turismo tradizionale, quello dei monumenti, quello religioso, a un turismo agro-gastronomico, certo. Enogastronomico. Si lega molto, il turista vuole sentire anche il sapore di un territorio. Esatto, è quello che dobbiamo cercare di portare nella nostra comunità. Noi abbiamo già presentato una mozione a livello comunale proprio per inserire le DECO, per individuare alcuni prodotti che possiamo... Ti fermo un attimo, Antonello. Una mozione, proprio per capirci, non entrare nei tecnicismi, significa una proposta avanzata al Consiglio Comunale che potrebbe trasformarsi in un ordine del giorno? Sì. Praticamente i passaggi sono semplici, basta scrivere il regolamento delle DECO, individuare i prodotti, fare un passaggio in consiglio comunale e quindi creare un marchio. Quindi questo marchio poi su tutti i prodotti, che possa essere dal prodotto ortofrutticolo alla trasformazione, anche di un prodotto, un primo piatto, addirittura in alcuni casi è stato un po'... La questione delle DECO è stata un po' marginalizzata, forse. No, non marginalizzata, è stata un po' allontanata da quello che era i prodotti l'origine enogastronomici. Ad esempio, alcune DECO le hanno fatte anche per alcune feste particolari. Ad esempio, ti faccio un esempio: la matriciana, quella è una DECO. La pasta alla matriciana, il comune di Amatrice, purtroppo ultimamente noto per altre ragioni, è una DECO. È una DECO. Il consigliere Musillo, diciamo, ha fatto le sue valutazioni, è entrato nel merito della questione, poi torneremo, ci racconterai un attimino come ha reagito il consiglio rispetto alla tua proposta e quali sono le tue aspettative. Ma per le aziende agricole, anche quelle un po', non dico piccole, però quelle che magari hanno qualche difficoltà ad affacciarsi sui mercati, a dare un'identità alle proprie produzioni, questa storia delle DECO può essere un valore aggiunto? Certo, sicuramente è un valore aggiunto, perché noi parliamo di un mondo sempre più globalizzato, quindi anche di un prodotto agricolo sempre più globalizzato. La DECO, la definizione stessa della DECO e la finalità stessa è quella di creare la specificità del prodotto, quindi la parte organolettica, no? Come viene prodotto questo, scusate il gioco di parole, prodotto in questo territorio, al fine che riesca a immergere di più sui mercati.
quindi a trovare dei canali particolari che possono essere di nicchia, ma anche di un'unità. E poi in realtà la nicchia, scusa se entro a gamba tesa nel tuo settore, però la nicchia in realtà, se sommate tutte le nicchie, fanno numeri grossi. Certo che fanno numeri grossi, perché proprio come diceva il consigliere Musillo, possiamo individuare più prodotti agricoli, visto che la nostra, il Metapontino, è una zona focale per l'agricoltura, abbiamo percentuali altissime di geograficamente, no? Di territorio sulla vocazione agricola, potremmo individuare più prodotti consoni alla DECO, oltre a quello finale, quello gastronomico. Tu quali prodotti, per esempio, candideresti a questo tipo di marchio DECO? Allora, la fragola, abbiamo detto, è già ormai abbastanza consolidata, è legata a questo territorio. Questo territorio è fatto un esempio grazie alla fragola. Certo. Cosa da imprenditore? Allora, quindi fai una valutazione proprio di mercato concreta. Allora, abbiamo parecchi ettari di drupaci, quindi pesco, nettarina, albicocca. Ma non è la valutazione solo per il numero di ettari, ma proprio la quantità. Di come viene coltivato il prodotto, quella tipologia di prodotto sul nostro territorio, nonché anche ortaggi, no? Quindi certo, abbiamo un sacco di ettari trasformati in ortaggi, soprattutto in serre, quindi abbiamo sempre delle tipicità sul nostro prodotto. Se faccio un esempio, il peperone di Senise, no? Il peperone crusco, quello è un IGP, è conosciuto Senise non per la diga più grande d'Europa, perché comunque ha la diga più grande d'Europa, ma grazie al peperone di Senise. Certo. Allora, come diceva il consigliere prima, questo è un ritorno economico, non solo agricolo, per l'azienda agricola. Sì. Perché chi nelle aziende agricole, sappiamo che sono vocate anche sull'agriturismo. Certo, che vanno a integrare il reddito, no? Certo. Quindi qua stiamo parlando anche di reddito. E potremmo avere un ritorno, sicuramente, no? Sicuramente abbiamo un ritorno anche sul turismo. Quindi, come vediamo, un'efficacia ce l'ha. La combinazione, marzo, la combinazione sì, può funzionare, certo. Senz'altro. Tu da imprenditore fai questa valutazione qua, è così, anche perché i dati in buona parte ti supportano, perché in Italia ci sono piccoli comuni che esprimono l'eccellenza sia per i posti belli, in cui, sia per la geografia, ma anche appunto per il gusto, per il sapore delle produzioni. Potremmo fare un esempio, no? Visto che ci sono delle associazioni sul territorio, ci sono le casalinghe, noi, le nostre mamme, sanno fare bene i frizzoli. Certo. Ma è un'idea quella, non è che quello che stiamo dicendo noi stasera si debba trasformare per forza in DECO, però è l'idea di come può nascere una DECO. Delle casalinghe mettono su un'associazione a costo zero e producono i frizzoli. Cioè, nella vicina Policoro, a 4 km di qua, c'è una stazione del gusto, per esempio. Certo. Sarebbe un ottimo spunto quello che hai appena detto, perché no, non insegnare anche alle nuove generazioni, ai turisti che vengono a trovarci, come si fa la pasta di casa. L'idea sarebbe bellissima. Torno al discorso più politico. Posso aggiungere una cosa? Certo. L'importanza della DECO è anche che ci permette la tracciabilità di un prodotto. Questa è una delle cose più importanti. Quindi noi con la costituzione di una DECO nel comune di Scanzano Ionico, anche negli altri comuni, possiamo veramente tracciare un nostro prodotto e possiamo essere riconosciuti per quel prodotto. Certo. Per quel prodotto lì. Certo. Presentata appunto la mozione, adesso ci si aspetta cosa? Che il consiglio, che la maggioranza, che l'assessore competente porti la questione al vaglio del consiglio comunale. Funziona così? Correggimi se ho sbagliato. Sì, noi abbiamo presentato fase descrittiva. Questa mozione l'abbiamo presentata non solo alla maggioranza, ma l'abbiamo indirizzata anche alla minoranza, anche per l'importanza che può assumere per il nostro territorio un'istituzione di una DECO. Certo. Tieni presente che la legislazione è già, si è già costituita a livello nazionale, tant'è che nel 2011 fu fatta una riforma costituzionale in cui i comuni intervenivano in materia di agricoltura. Quindi, siccome il nostro territorio è prettamente agricolo, quindi cerchiamo di valorizzare quel settore, che è il settore trainante della nostra economia, e di valorizzarlo sempre di più. Certo.
Questa è l'importanza della Deco. Io spero, la mozione è stata presentata a febbraio. Noi stiamo aspettando... alcuni mesi fa, appena nato, nel 2017, quindi. Sì, sì, sì. Spero che venga presa anche in considerazione, perché anche il programma dell'amministrazione attuale si basava su una valorizzazione di quello che era la tipicità e il nostro comune. Quindi noi speriamo che a più presto venga presa in considerazione e venga presentata in Consiglio Comunale per l'approvazione. Quindi noi gli daremo una mano a seguire tutto l'iter, anche perché le associazioni d'eco sono abbastanza disponibili, noi le abbiamo già contattate, anche loro ci hanno suggerito di... In Basilicata abbiamo già qualche precedente? Abbiamo due d'eco, adesso non mi ricordo quali sono, per esempio al Nord Italia, in Lombardia, in altre città. Prima abbiamo detto la matrice, hai detto insomma il fatto della matrice. Ho detto il fatto. Altri esempi virtuosi come quello? Altri esempi virtuosi, mi ricordo. Invece l'albicocca in Calabria? Mi ricordo anche i limoni, anche dei limoni in Calabria, non mi ricordo il paese, ma ce ne sono tanti. Per esempio sul sito della Deco ci sono tutti i comuni che si sono avvalsi di questa possibilità. Sì, 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 sì. Sono parecchi, no? Adesso abbiamo fatto l'esempio della matriciana, che è la più conosciuta. Per esempio c'è la salsiccia di un altro paese, oppure c'è, come diceva Michele, l'albicocca, il radicchio. Sono tutte specialità tipici di alcuni luoghi. Quindi il nostro obiettivo, guarda, è quello di valorizzare soprattutto il nostro territorio, di dargli questa valenza sia a livello non solo culturale, sia imprenditoriale, proprio perché ci dà la possibilità di dare un marchio in più ai nostri prodotti e anche di captare quel turismo culturale che sarebbe utile nel nostro comune. Certo. Aggiungiamo qualcos'altro, la difficoltà per le piccole aziende molto spesso qual è? Che il marchio, il nome dell'azienda che produce in tutta la filiera evapora un po'. Invece così si dà un contrassegno in più. Attualmente ci amalgamiamo con il resto, come dicevo prima, no? Parlando di globalizzazione del prodotto, con il resto del mondo, tra virgolette del mondo. Quindi se riusciamo a emergere e a far riconoscere, come diceva Antonello prima, può uscire fuori dall'anonimato, ecco, perché garantisce il prodotto. Noi oggi ci dobbiamo salvare le spalle pure da una concorrenza spietata, no? Soprattutto dall'estero, visto che loro usano dei disciplinari diversi, nonostante che stanno nella stessa comunità europea, però usano disciplinari diversi dei nostri. Quindi questo magari è una tutela in più a favore delle piccole e medie aziende, ma non perché, anche delle aziende più grandi, no? Questo certo. Quindi per chi coltiva albicocche o qualcos'altro certo, del genere, questo non li tira fuori, cioè, però di certo forse un supporto migliore per le piccole e medie aziende. Quindi di sicuro è un riconoscimento e una tutela al nostro prodotto e anche al nostro territorio. Ok. Diciamo, su Deco per il momento è tutto. Certo, torneremo a parlare di questa questione, ma torneremo anche a parlare di agricoltura in altre circostanze con gli ospiti qui presenti, ma chiaramente l'invito a partecipare a queste piccole trasmissioni è anche rivolto a chiunque volesse dire la sua, proprio come hanno fatto gli amici Antonello e Michele, che hanno chiaramente studiato bene l'argomento e l'hanno esposto in questa circostanza. Anche perché questo noi lo portavamo già nel nostro programma elettorale, era individuato, diciamo, nel nostro programma di sviluppo rurale, no? Perché su questo parliamo anche di sviluppo rurale, come dicevate voi prima. Certo. Quindi ci auguriamo che la nostra mozione, come dicevamo noi, aspettiamo di trovarla nell'ordine del giorno, se non il prossimo, insomma, uno dei no, io spero di quelli che ci saranno. Io spero che si attivano il più possibile, perché noi dobbiamo arrivare già con la costruzione delle Deco. Se riusciamo ad arrivare ad esempio in estate, possiamo fare già una bozza di programmazione. Il primo anno sarà poco presente con turisti,
Però vedevo, poi si allarga. L'importante è iniziare. Se la cosa funziona come credo che potrebbe funzionare, darà i suoi risultati. Insomma, i frutti poi si raccolgono. Sì, e poi come diceva Antonella, l'importante è segnare bene. La Deco organizza anche degli eventi fieristici, no? Proprio nei comuni Deco. E questa è una opportunità per il comune di Scanzano di far conoscere il proprio territorio, certo. Ad altri comuni, ad altre persone, partecipando a queste appuntamenti fieristici, e perché no, magari pure ospitarlo di qui a qualche anno. Ok, per il momento è tutto, però ripeto, torneremo e invitiamo chiunque volesse offrire il proprio contributo a questa causa, ma anche alle tante altre cause che riguardano il mondo agricolo. Noi siamo a disposizione.